Quando il Battista afferma toglie il peccato dal mondo, non parla della perfezione di tutti, parla di un sacrificio che è sufficiente per tutti, in quantità e in qualità. Ecco l'agnello di Dio, è uno ed è perfetto ed è sufficiente, che leva, toglie il peccato e leva, toglie l'ostacolo. Ripeto, nell'Antico Testamento si copriva e basta, sotto rimaneva qualcosa. Invece, grazie all'opera del Signore, e chiaramente parliamo del Figlio di Dio che muore al posto nostro, per l'opera del Signore accade qualcosa che prima non accadeva: non più coprire, non più aspettare. Lo sporco si può nascondere, lo sporco si può occultare. Possiamo chiudere nell'armadio il nostro stato spirituale, possiamo occultare agli occhi degli altri chi siamo davvero e come stiamo, possiamo non vedere, possiamo coprire, ma non abbiamo risolto il dramma. Gesù è la via, la verità e la vita, l'ha detto Lui. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Solo il Signore leva e lava per mezzo del suo sacrificio. Stasera ancora il Signore, per la sua grazia, ci dà l'opportunità non di coprire, ma di credere in Gesù affinché sia lavato e levato. E compariamo dinanzi al Signore non per meriti, ma compariamo dinanzi al Signore con delle vesti bianche.